È andata bene e adesso può strappare più di un sorriso la storia che ha visto protagonisti due bambini di 6 anni da soli senza l'accompagnamento di un adulto da un paese. Hanno raggiunto Firenze anziché andare a scuola. Il loro obiettivo? Andare a visitare Roma su proposta di uno dei due che c'era già stato e ne era rimasto affascinato. Per loro fortuna nessuno li ha importunati sull'autobus o per la strada. A salvarli da possibili incontri poco felici l'assessore del comune di Firenze Sara Funaro e Benedetta Albanese, che li hanno trovati davanti al Palagio di Parte Guelfa, piccoli, da soli e con il loro zainetto sulle spalle. Siamo arrivati qui di fronte e c'erano due bambini piccolini con gli zaini della scuola che si guardavano intorno, sembravano un po' spaesati, per cui ci siamo avvicinati e abbiamo chiesto che cosa stava succedendo, che cosa stavano cercando, e ci hanno chiesto subito, dicevano, cerchiamo le indicazioni per la stazione. I racconti dei piccoli si sono fatti confusi. Le due componenti della giunta li hanno accompagnati al comando di polizia municipale di Via delle Terme, dove gli agenti sono riusciti a rintracciare i genitori. Erano un po' spaventati. Per fortuna abbiamo dei colleghi molto giovani in questo reparto del centro e quindi le ragazze sono riuscite subito a entrare in sintonia con i bambini e, dopo avergli offerto merende, averli fatto un po' giocare, abbiamo cercato di capire da dove venivano e perché si trovavano da soli in centro. Per fortuna abbiamo trovato sul diario di uno dei due bambini il numero di cellulare della mamma di uno dei due. Cosa le rimane dentro di questa storia? Noi abbiamo fatto quello che qualunque cittadino che si trova per la strada vede due bambini da sole farebbe o che dovrebbe fare. Quello che rimane da un'esperienza del genere è che questa volta è andata bene, ma che bisogna prestare grande attenzione perché non sempre può andare bene.